Massimo Marino e Pipirolo e Poici. Bella frate, viva Las Vegas! Come aveva anticipato una settimana fa il mitico Riccardo Schizzi. È arrivato Schizzi, no, ah, non sapevi? Ah, aggiornati cara la mia Maurizia Paradiso in arte Cagnotto. No, io svengo tesoro. A proposito, ti sei misurata la pressione, elettrocardiogramma, non è che mi risvieni, non c'aveva infermieri appresso. Però stai svenute, cioè voglio dire, io ho iniziato a svenire nel 1991. Striscia la Notizia ne ha trovate solo 6 di svenute mie, quante ne mancano? Le svenute sono 38. Juju, hai capito? Sai quando svengo io? Quando mi rompo il cazzo. Sì, Come direbbe Funari, quando mi rompo. Dammi uno. Quando... Allora mi devo augurare che non svieni stasera. Ma sono grande, noi ci conosciamo da tanti anni, ti ricordi? Sì. Mi stai vedendo? Arcube con Lussuria, te la ricordi? Mi stai Lussuria. Sì, Vladimir. Vladimir. Vladimir, sì. Allora, Riccardo Schizzi, avevamo anticipato, dicevo, una settimana fa. Il mitico, la mitica serata Vengo e Svengo con Maurizia Cagnotto Paradiso, e l'evento si è realizzato. Bene, adesso anch'io vengo e tra l'altro Vengo e Svengo a fianco due creature meravigliose. Una è la fidanzata di Maurizia. No, è la futura moglie che sposerò in Spagna. Parla, se no fa effetti a cuore. No, ci mettiamo dietro a Re Riccardo, amore, vieni tesoro. Deve parlare Re Riccardo. Ma perché Maurizio Paradiso si è buttata sul lesbo? Non è che mi sono buttata sul lesbo, io sono un uomo talmente egoista che mi sono fatta tette fighe per averla portata di mano. Io sono un uomo che non chiede niente a nessuno. Ma sei stupido! Oddio! A ridirlo! Io per capire... Ma praticamente tu talmente ti piace la figa che te la sei fatta per averla portata... Ma sei stupenda! Ma sei stupenda! Maschio 100% lei, lui! Vai! Su lui avrei qualche dubbio perché il documento parla chiaro, però noi siamo tutti alla corte di Re Riccardo. Faremo questo matrimonio. Io nel 78, quando ho cambiato sesso, ho congelato il mio sperma, che lì al Charing Cross Hospital da anni ad aspettare. Avrei incubato col mio sperma molto volentieri Ettore Valle Bertezzo, ma è troppo maschio per essere incubato. Cioè, per essere inseminato, scusatemi. Piano piano. Piano piano. Mentre invece, se la Riccardo mi darà il permesso, io volentieri farò inseminare col mio sperma del 78 questa creatura di 22 anni, che mi darà un figlio che si chiamerà Maurizio e poi porterà il mio cognome Paradiso. Speriamo che nasca maschio e frocio. Così la stirpe continua. C'è una cosa che avresti voluto dire a Chiambretti che ti è stato impedito di dire? A me non è stato impedito di dire niente perché ero protetta da Re Riccardo. Re Riccardo mi ha detto: devi essere spontanea e devi fare quello che ti viene in mente. Io ho fatto né più né meno di quello che mi è stato. A me mi è stato detto: devi essere tu, devi essere Maurizia. Io, il signor Chiambretti, che stimo perché è un cabarettista stupendo, geniale tra l'altro, ha una genialità momentanea, cioè su 10 battute ne azzecca 12. Capita una volta ogni tanto che magari non la azzecca, però non lascia tempi morti, quindi non ti dà il tempo di capire che non l'ha azzeccata. Non mi ha mai detto niente, ma solo chiesto una volta. Ma insomma, devi picchiare duro. Quindi potremmo dire, Maurizia, perché so che oltre a essere una persona stravagante sei dotata di un'intelligenza fuori della norma, potremmo dire che a volte capita che essere se stessi... Ma sono stoma, io sono una donna. Si arriva a poter avere dei posti, dei poteri? Io sono una donna scomoda. Senza dove scende a compromesso. Ma ti spiego perché sono scomoda, l'ho spiegato anche dalla signora Barbara D'Urso. Io sono una donna con la testa da uomo per il semplice fatto che posseggo le qualità che in un uomo sono pregi, ma in una donna diventano difetti. Quindi il fatto di essere intelligente, se sei donna, dà fastidio. Avete capito? Perché gli intelligenti volete essere solo voi, invece no, va attaccata al cazzo, perché io mi sono attaccata al cazzo ma non il cervello. Io ho sempre pensato che le donne sono più intelligenti dell'uomo. Ma sì, ma dipende, va a casi anche quello, però tu capisci, è l'uomo che deve fare, se la donna è intelligente, se la donna è autore, se la donna inventa qualcosa diventa automaticamente una rompicoglioni. No, dovete imparare a convivere con noi. Allora, come vogliamo chiudere, Ricca? Sei rimasto incantato, Maurizia, cioè, sa canta, non è che c'è bisogno da Massimo Marino, gli mette il microfono in mano, potrebbe fare un The Show Must Go on a oltranza.
Sì, lei potrebbe fare veramente un discorso per ore e ore. Io lo feci una volta in Via del Corso per il Partito Radicale, c'era soltanto un mio amico che mi ascoltava, però ho parlato tutta la notte. Brava Maurizia. Grazie. Ed è proprio splendido che qui a Las Vegas riusciamo a portare queste creature che sono veramente il sesso del futuro, perché Maurizia è quello che è ed è meravigliosa. Laura Perego, per me è la bandiera della trasgressione. Lei, se ha il coraggio e ce l'ha, sì, va ovunque, quindi fa battaglie politiche, va a Sanremo, va nella borsa, ma va ovunque, Riccardo, almeno ha il coraggio. Quindi comunque è un'altra donna che ha le palle, quindi ha il coraggio di rischiare, vero? E io spero che anche molto presto ti troveremo in un'altra performance, perché io amo le performance. E poi la creatura che sta dietro di me, è vero, si è formata. Era una bimba timida al Misex, e oggi invece è una creatura della Maurizia che... No, no, è una creatura tua. Allora, attenzione, parliamo di svenimenti come prima. Guardate che tutto quello che praticamente Riccardo Schicchi ha aiutato Chiambretti Knight a prendere il volo, perché c'era stata la cosa di Milingo. Poi è lui che mi ha mandato da Chiambretti. Caso strano, 6 puntate di fila. Anche stasera tu mi dici che lo Striscia la Notizia. Ringrazio i paladini della giustizia che sono Striscia la Notizia. Voi non saprete mai dei miei svenimenti, dovete chiederlo a lui. Io faccio quello che mi dice lui. E noi vogliamo che questa sera ci siano gli svenimenti, e io vorrei veramente che questi straordinari personaggi, che sono personaggi ma che vorrei incontrarli ovunque, purtroppo non è così, perché la gente è abituata a guardare un palcoscenico, a guardare una protagonista e non diventarlo. Vorrei che tutti questa sera diventino protagonisti, e prevedo e vorrei uno svenimento collettivo. Yeah, che allora, dai, yeah, chiudiamo così, sveniamo tutti insieme, bella frate, vai Mauri, aspetta, vieni Mauri, vai dai. Dai, com'è? Vai. Aspetta. Vai. Quindi tu hai aiutato tua moglie a morire. Tu mi devi dire sì e ce l'ho messa tutta. Sì e ce l'ho messa tutta. Bella, frate, Maurizio Paradiso in esclusiva qui a Roma al Viva Las Vegas. Riccardo Schizzi. Laura Perego. Laura Perego. Ci sei? Sì. Bella, fratello.